Iniziamo subito con la regina incontrastata della rosticceria palermitana. Sto parlando della mattonella, ma sarà una mattonella a modo mio. Per fare la mattonella a modo mio occorreranno per l'impasto farina, lievito, acqua, zucchero, strutto e sale. Per la farcitura occorreranno prosciutto cotto, mozzarella, salsa di pomodoro, origano, olio extravergine d'oliva. Prima di infornare spennelleremo con tuorlo e latte e aggiungeremo i semi di sesamo. Perché mattonella a modo mio? Perché la mattonella originale, quella che si trova nei bar, nelle rosticcerie, nei panifici, è fatta con un impasto brioche ma sfogliato, quindi c'è una lavorazione molto più lunga perché si deve appunto sfogliare con l'aggiunta del burro. Io la faccio in due versioni solitamente, o con la sfoglia pronta quando mi voglio sbrigare, oppure, come in questo caso, la farò con un impasto briochoso. Verrà buona lo stesso, mancherà un po' quel sapore di sfoglia che gli dà il burro, ma vi posso garantire che sarà buona, anzi buonissima. Vi lancio la sfida e iniziamo subito a pesare la farina. Utilizzeremo 500 g di farina 00 per una mattonella che sarà messa in una teglia all'incirca 30 x 40 cm. La farina è pronta, sciogliamo nell'acqua il lievito di birra. La mattonella, come vi dicevo, è proprio un simbolo della rosticceria palermitana. Sapete che la rosticceria è per noi un cibo che ci rappresenta, che ci caratterizza, il classico street food a cui ho dedicato una sezione speciale nel mio libro Viaggio in Sicilia. Io dico sempre il cibo degli dèi perché è uno dei cibi più amati, veloce, costa poco, si può mangiare anche camminando e quindi insomma ha grandissime potenzialità e grandissime qualità. Aggiungo lo zucchero. Facciamo andare un po' con la planetaria e poi aggiungeremo la farina. Aggiungo la farina. E lo strutto. Iniziamo ad impastare. Appena l'impasto avrà sviluppato la maglia glutinica, aggiungeremo il sale. Aggiungiamo il sale. Se lavorate con la planetaria, impastate per almeno una decina di minuti perché tutti gli ingredienti si devono ben amalgamare e l'impasto si deve ben strutturare. Stessa cosa se impastate a mano. Sarà un po' più faticoso, ma il risultato sarà uguale. Ci siamo. Metto un po' di farina sul piano. È un impasto morbido, non molto appiccicoso, ma morbido. Ricordatevi che c'è la presenza dello strutto, quindi lo pirliamo un po' e lo lasciamo riposare fino al raddoppio, ben coperto in un posticino un po' più tiepido della vostra casa. Ta-da! I miei impasti, devo dire, raramente mi tradiscono. Loro sanno che ci tengo tanto e quindi fanno i bravi. Questo è veramente lievitato, direi, alla perfezione. Guardatelo bene, guardate com'è bello alveolato, bello areato. Lo mettiamo sul piano, mettiamo un po' di farina. E lo dividiamo in due. A questo giro ci servirà un bel mattarello, perché dovrà essere steso praticamente per accogliere il condimento. Ok. Adesso la stendiamo col mattarello
faremo una forma quadrata e poi la metteremo in teglia e la aggiusteremo direttamente in teglia. Ok. Quando andavo a scuola, al mitico liceo classico Meli di Palermo, che adesso è in un'altra sede, prima era in via La Marmora, uno dei ricordi più belli che ho della mia, diciamo, adolescenza. E quando c'era la ricreazione, c'era un panificio che adesso non c'è più, quindi lo cito perché secondo me i nostalgici avranno un bel battito di cuore. C'era il panificio Aruta, che vendeva i pezzi di rosticceria a 1000 lire, ed erano pezzi di rosticceria enormi, così, cioè un calzone era grande così, una pizzetta era grande così, e un pezzo di mattonella era proprio così, quasi il doppio di quella normale. E ricordo che ancora quando mio fratello veniva a scuola con me per 2 anni, perché poi si è diplomato, non vedevo l'ora, io sempre molto golosa, non vedevo l'ora che era la ricreazione, perché un calzone intero mi vergognavo a mangiarlo. E allora aspettavo lui giù davanti al panificio, che aveva una fila immensa, aspettavo mio fratello per chiedergli, lui invece non mangiava, non era un gran mangione, per chiedergli di dividere a metà qualcosa. E allora a volte mi andava bene, a volte mi diceva che non aveva fame e io non mangiavo. Prendo la teglia, la oliamo. E la stendiamo per bene fino a far prendere la forma della nostra teglia. Stendo anche l'altro impasto, così da essere poi pronti per la farcitura e copertura finale. Questo impasto, come avrete notato, è molto diverso dall'impasto della pizza, è praticamente l'impasto che utilizzo sempre per la rosticceria. Lo sto stendendo col mattarello e quando chiuderò la mia mattonella non avrà bisogno di rilevitare, ma lo metteremo direttamente in forno, perché la mattonella non deve essere gonfissima, sofficissima, deve essere molto sottile, proprio come una mattonella. Aggiustiamo ancora un po', perché gli impasti si ritraggono sempre un po', quindi noi lo aggiustiamo un po' in teglia e cominciamo finalmente a farcire. Condisco il pomodoro con olio, sale e origano. Lasciate i bordi un po' liberi perché così attaccheremo al meglio la parte di impasto superiore. Bene, prosciutto cotto. E mozzarella. Fatele scolare le mozzarelle, così eviteremo di avere troppa acqua in cottura. Un po' d'acqua ci sarà per via anche del pomodoro, ma faremo cuocere al meglio. Ok, aggiungiamo il nostro velo d'impasto e lo aggiustiamo sopra. Chiudiamo pinzando con le manine. Se avete bisogno aggiungete nei bordi un po' d'acqua, ma essendoci un po' d'umidità va bene già così. Spennelliamo con tuorlo e latte. Io ho messo un tuorlo e un goccino di latte. Servirà a lucidare e a dare un colore inconfondibile alla nostra mattonella. Se non volete utilizzarlo, non so, non viene bella, però viene buona uguale, eh? E poi serve ovviamente per far attaccare il nostro sesamo.
se non doveste utilizzarlo perché non mangiate le uova, per qualsiasi altro motivo, potete comunque far attaccare il sesamo spennellando con l'acqua. Deve essere proprio fitta 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 la trama del sesamo sulla mattonella. Bene, andiamo in forno 180-200 gradi per una mezz'oretta da controllare. Modalità statica. Vado. Eccola qui, calda calda. Sembra di tornare indietro alla mia colazione al liceo Meli di Palermo. Non c'è il panificio Ruta, non c'è più il panificio, ma c'è Giusina, chi l'avrebbe mai detto, che ha preparato una mattonella che spero sia buonissima. Allora, tagliamo. Eccola, guardate com'è goduriosa, la mettiamo sul tagliere. Sono molto felice, signore e signori, di presentarvi la mia mattonella a modo mio, spero anche a modo vostro, perché con la mattonella Palermo e tutta la Sicilia sono a tavola. Per fare la mattonella a modo mio ho sciolto il lievito nell'acqua aggiungendo lo zucchero, quindi l'ho messo in planetaria unendo la farina e lo strutto. Appena l'impasto ha raggiunto la maglia glutinica ho unito il sale. Ho continuato a far lavorare la planetaria per una decina di minuti fino a ottenere un impasto corposo ma morbido. L'ho pirlato con le mani e l'ho fatto lievitare fino al raddoppio. L'impasto lievitato l'ho poi diviso in due e ne ho steso una parte ponendola in una teglia ben oleata. Ho aggiunto il pomodoro condito con olio, sale, origano, quindi il prosciutto cotto e la mozzarella ben strizzata. Ho steso con il mattarello l'altra parte di impasto che ho sovrapposto alla precedente, chiudendo bene i bordi. Alla fine ho spennellato la superficie con il tuorlo d'uovo e il latte e l'ho cosparsa di sesamo. Ho infornato per 30 minuti a 200 gradi, modalità statica.